tantissime le persone che anche quest'anno hanno partecipato nel parco di Centinarola alla festa della solidarietà. Cibo buono, tradizione gastronomica alla trippa con i fagioli e il contorno musicale hanno attirato non solo i residenti, ma tanta gente da tutta Fano che vede in questa festa d'inizio estate l'occasione per iniziare le serate all'aperto all'insegna dell'allegria. Queste feste sono belle e non a caso io vengo anche come segno di attenzione, di simpatia, ma anche di ringraziamento per le associazioni e i volontari che organizzano queste feste, perché non dimentichiamolo, tutti coloro che lavorano in queste feste sono volontari, quindi solo per questo bisogna dirgli grazie e poi fanno tanto di più. Ecco, una cosa bella in queste feste avviene la commistione di giovani generazioni e persone più anziane che magari escono dalle proprie case e in pochi metri hanno una serata insomma diversa dal solito. No, questo è bello perché sono feste che magari possono avere una dimensione per una certa età, ma in realtà ci sono tutte le fasce d'età e questo è piacevole. Quindi significa che è un quartiere in festa, ma in realtà poi non è solo un quartiere, perché io vedo gente che vengono un po' da tutta la città ed è anche un'offerta che si unisce a tante altre offerte che nella ricca estate fanese c'è. Grande soddisfazione da parte dell'associazione Viviamo Centinarola, che con il grande lavoro dei volontari sa ormai come gestire questi 3 giorni pieni di iniziative, dove però la grande protagonista è la solidarietà, e con le associazioni presenti nell'area espositiva mostrando il volto dell'associazionismo solidale fanese. Sempre tanta gente, noi siamo contenti, volontari da sempre più gusto a essere qui e siamo contenti. Abbiamo deciso di dare una parte del ricavato a un arredo del giardino di Centinarola e un'altra parte andrà alla donazione, a 2 donazioni che abbiamo in Africa ormai da 9 anni, e quindi continuiamo ogni anno. È andata bene e siamo contenti e speriamo anche il prossimo anno di farcela, e noi faremo il più possibile per andare avanti.